Buongiorno. Buongiorno Enrico. Buongiorno a voi. Ecco, buongiorno. Non sono credibile perché ho il conflitto di interessi. Lui c'ha il conflitto di interessi, io non ce l'ho il conflitto di interessi, però non capisco questa mentalità. Allora, non so se è italiana in generale, se è romana, dove praticamente se tu fai un progetto innovativo, no, e poi innovativo ci sono in tante altre città, ammazza, però porti, vuoi fare una cosa a Roma per guarda, città del Messico che è megalopoli, hanno fatto una mega funivia e nessuno, anzi tutti contenti, Medellin addirittura, sì, peraltro non mi pare una cosa fantascientifica, no, fai una roba, allora inizialmente in campagna elettorale tutti a ridere perché faceva ridere la funivia urbana, sci, le cose, e faceva ridere perché era urbana, e vabbè, quindi evidentemente la funivia può essere solo montana. Ma il puntare il dito contro, però nel frattempo la Roma è sporca, però c'è quest'altro, eccetera, dimissioni, ho capito? Ma allora con questo principio non fai niente. Cioè non puoi fare nulla, non puoi portare innovazione è perché nel mentre non hai risolto gli altri problemi. C'è il ben altro. Allora poi non ci lamentiamo se amministrazioni precedenti non sono riuscite a fa niente proprio perché magari aspettavano di risolvere altri problemi. Cioè con questa mentalità non si va da nessuna parte, credo, Sì, buongiorno a tutti intanto. Non posso che essere d'accordo con voi, nel senso ovviamente non è che uno mentre ci si dedica alla funivia non si affrontano gli altri problemi. Per fortuna proviamo ad affrontare ogni giorno tutte le questioni di questa città e a risolverle il prima possibile. Il progetto della funivia è sicuramente un progetto innovativo, è un progetto moderno, una visione moderna della nostra città, tant'è che anche altre città d'Europa o già hanno una funivia, come ad esempio Londra che l'ha inaugurata, se non erro, nel periodo 2012-2011, o anche so che altre città come Berlino hanno il progetto di dotarsi di una funivia urbana. È chiaro che quando si parla dei trasporti, appunto, è bene diversificare il più possibile le modalità di trasporto pubblico, quindi è chiaro che non è che in sé per sé la funivia può risolvere tutti i problemi della mobilità, come non può risolvere la metropolitana, come non possono risolverle il tram, ma tutti questi metodi, questi sistemi di trasporto messi insieme possono migliorare notevolmente le condizioni della nostra città, quindi l'intento con il quale stiamo portando avanti questo progetto è assolutamente questo, anche perché le funivie urbane sono relativamente economiche, sono semplici, rapide da realizzare, da costruire perché non si scava, e quindi insomma è un'idea che contiamo di portare avanti nel corso di questa consigliatura. Cioè un po' come se al governo gli non lo so, c'è il piano vaccini. Però dice no, vergogna, dimettetevi perché non state pensando per esempio alla disoccupazione. Cioè magari c'è chi sta pensando anche alla disoccupazione, ma nel frattempo porti avanti politiche su tante cose. Poi è un po', credo che se non fosse stata la funivia, credo che non ci sarebbero state queste discussioni. Mi viene da pensare che proprio la funivia incarna quella sorta di scetticismo un po' provinciale e anche un po' così da battuta facile da bar, no? Che fa pensare sì vabbè, ma tanto che ci cambia. No, è questo. Purtroppo in questa città si approccia alla politica e forse ancora di più al tema dei trasporti, consentitemi la metafora, la battuta, un pochino come l'approccio dal stadio, cioè su ogni progetto, su ogni idea ci si polarizza, su ogni progetto, su ogni idea c'è chi la vede bianca e chi la vede nera, si cominciano le fazioni che quasi poi alzano i toni, lo vediamo anche con altre idee che stiamo portando avanti in questa città. Quindi ripeto, anche le contestazioni di ieri che sono avvenute, secondo me neanche meritano di essere commentate, perché c'è modo e modo di presentare le proprie ragioni e soprattutto ci sono le sedi opportune per farle. Ripeto, noi nel progetto ci crediamo e pensiamo che possa dare una svolta importante anche in un quadrante ad oggi difficilmente servito da infrastrutture di trasporto. È chiaro, questo ci tengo a sottolinearlo, che non è che pensiamo di risolvere tutti i problemi di Roma o anche solo di quel quadrante con la funivia, ma la funivia insieme ad altri interventi può sicuramente dare una risposta concreta alla domanda di mobilità dei cittadini, ecco. Quindi questo è fuori di dubbio, appunto poi le battute semplicistiche che si fanno, ripeto, ci sono esempi di tante altre città europee, parlo di Londra e di Berlino, quindi non per fare il solito esterofilo, però sicuramente città alle quali è corretto ispirarsi, sono città che prendono seriamente in considerazione la realizzazione, già l'hanno fatto, di una funivia urbana.
è una tecnologia all'avanguardia che sta prendendo piede nel corso degli anni, appunto anche nei territori urbani. Insomma, adesso c'è, mi pare, una conferenza stampa della Raggi, che non credo annuncerà le dimissioni dopo suggerimenti di Casa Pound. E, insomma, si farà. Ci vorrà pure del tempo per farla. Ma no? Esattamente perché... da dove parte? Che così mi regolo, insomma. No. L'idea appunto di... Da dove? Da dove mettere, esattamente? Casalotti mettere... dove però? Scusami, ecco. Guardate, io purtroppo quel quadrante lo sono un po' debole nella conoscenza di quel quadrante, quindi non vi posso dare i pro, vi forniremo nel corso dei prossimi giorni tutti i dettagli. La mattina non si cammina neanche in bicicletta. No, insomma. Neanche in bicicletta, bravo, neanche in bicicletta. Neanche a piedi. È un macello, una cosa incredibile perché... praticamente ci sono incroci su incroci e quindi praticamente si formano degli ingorghi mortali e quindi se qualcosa riesce a bypassare quegli ingorghi ben venga, ma magari, ma dai. Poi io su questo anche ci tengo a sottolinearlo, mi ricordo qualche critica che ci venne fatta su questa idea più di qualche anno fa, fu del tipo non volete risolvere il traffico veicolare e quindi pensate di passarci semplicemente sopra. Anche qui è chiaro che la nostra visione della città è a 360 gradi, il traffico privato va ridotto e la funivia che appunto semplicemente si passa sopra, poi non vuol dire che quello che avvenga sotto debba continuare ad essere traffico e congestione, non possono essere disegnati gli spazi. Però proprio per questo è una infrastruttura di rapida realizzazione che può rispondere in tempi abbastanza certi a queste esigenze di trasporto. Diciamo che anche come carico una funivia urbana è paragonabile più o meno ai passeggeri che può trasportare un tram, quindi si tratta di un'infrastruttura che ha una capacità importante, diciamo che si pone sotto le metropolitane prima degli autobus in una ipotetica graduatoria di questo tipo e quindi può essere sicuramente una risposta importante e perché no anche magari in altri quadranti della città. A me arrivano tante proposte spesso da cittadini o anche da tecnici per portare avanti questo discorso anche in altri quadranti della città. Partirebbe da Piazza Ormea. Sì, ecco. Se partiva un po' prima, un pochino più indietro era meglio, voglio dire, perché ci devo arrivare là, un po' casino. Però vabbè, dai, però recepiamo il suggerimento. No, perché quella è tutta la via dei Casalotti è un macello, insomma, la mattina sì. È veramente qualcosa di terrificante, insomma. Comunque io spero che venga fatta. Tra l'altro ho conosciuto anche uno proprio che le mette queste robe e ci vuole pochissimo tempo in realtà una volta che sì, dicevo perché non occorre scavare. Beh. Poi anche un'infrastruttura che se un domani tra virgolette si dovesse cambiare idea o si dovesse realizzare qualcos'altro in quel quadrante si può abbastanza semplicemente anche smontare e rimontare da qualche altra parte, quindi è un'infrastruttura molto attenzione, not in my backyard. Senti che messaggi che arrivano 377 500 4 500. Il pilone alto oltre 30 metri, anzi ci vuole la musica da complottisti, scusami un attimo per favore. No. Il pilone alto oltre 30 metri, scusa prendevo la rincorsa, mettetelo accanto alla casa nuova di Molinari. Mannaggia la miseria. Poi quando ti mettono quello della Telecom invece va bene. Mannaggia la miseria ragazzi. Chiedo, cioè lì non battono ciglia. Allora attenzione, e poi anche questo, sì già vedo mia nonna che prende la funivia per andare dal medico, ma perché no, scusami, ma mica deve arrampicarsi sul pilone. Ma mica ti devi arrampicare. C'è un posto, invece di trovare l'autobus trovi la funivia. Ma io veramente, lo sai che giuro, scapoccio, è giusto, si può dire scapoccio. Allora ripeto, è quello che dicevo anche prima, poi veramente col massimo rispetto di tutte le osservazioni, però si approccia veramente in questa città ai temi veramente con un approccio da stadio su ogni cosa, che invece senza poi andare a approfondire quelle che possono essere le proposte o i temi che si vuole portare al centro del dibattito, insomma questo è importante. Forse faccio proprio una riflessione un po' per tutti, siamo poco abituati in questa città al dibattito sui temi e troppo spesso magari abituati al dibattito così da giornale scandalistico, che poi quando si mettono al centro della città i temi si fa sempre difficoltà ad affrontarli e poi si banalizzano in ogni caso, lo vediamo con la funivia, lo vediamo su Monti, insomma anche argomenti che abbiamo seguito anche con voi, sempre questo tentativo un pochino di buttarla subito sulla battuta, sul semplicistico,
mentre veramente altre realtà importanti proseguono, vanno in questa direzione, insomma, ormai da anni, quindi è assolutamente leggero. Giusto adesso leggevo anche altre città, Ankara, Kuala Lumpur, insomma tante città che realizzano infrastrutture di questo tipo senza battute, insomma, prendendole seriamente in considerazione. Quindi è un problema del romano, dell'italiano? O non è un problema? Avete visto anche voi con queste, non è che si fanno poi critiche nel merito, cioè se è sufficiente per il numero di passeggeri trasportati piuttosto che la lunghezza. Si tende sempre a banalizzare, a semplificare. Mi ricordo anche le battute che ci facevano in campagna elettorale con gli sci, queste cose di questo tipo. Veramente non si riesce mai a fare talvolta si ha difficoltà a portare i temi un pochino a svilupparli meglio, ecco. Quindi mi piacerebbe ascoltare delle critiche del tipo meglio il tram piuttosto che la funivia, oppure come dicevate anche voi, modifichiamo il percorso, allunghiamolo, accorciamolo, e quanto è l'investimento, insomma un dibattito più sul tema che non sempre buttarla un pochino a ridere o a scherzare, ecco. Questo penso sia una riflessione importante per la nostra città se vogliamo rilanciarla, ecco. Veramente un dibattito che faccio un tema che lancio da cittadino ai miei concittadini, ecco, né più né meno. Comunque insomma do la notizia, è a circa 4 chilometri da casa mia, quindi si poteva fare di più, però alla fine è uno di quei casi dove la funivia fatela sì, ma a casa di Molinari, a casa mia. In questo caso è stata ben accolta, certo. Sì, magari fatela a casa mia, perché così almeno mi evito quel me la prendi come Fantozzi prendeva l'autobus sulla tangenziale la mattina. Uguale. Oh, tra l'altro, scusa, ma cioè, nel progetto c'è una cosa bella, che praticamente questa funivia sorvola il raccordo anulare, vero? Sì, c'è un tratto che passa sopra praticamente. Ma speriamo, io spero bene, guarda, spero che venga fatta. Io ripeto, noi la prendiamo seriamente in considerazione, e ribadisco ancora una volta, forse sto diventando ripetitivo, all'interno di tutta un'altra serie di infrastrutture che vogliamo realizzare. Come sapete stiamo redigendo il piano urbano della mobilità sostenibile, ovviamente è un lavoro che porta via a diversi mesi, dove sono previsti tutti i nostri interventi, nuove reti tranviarie, nuovi corridoi della mobilità, corsi preferenziali, parcheggi di scambio e così via, e c'è anche la funivia, i prolungamenti della metropolitana, e c'è anche la funivia, ripeto, che va vista all'interno di un sistema di trasporto pubblico. Questo è importante sottolinearlo ancora una volta. Grazie, ciao. Grazie Enrico, ciao.